Luigi Di Maio a Ginosa, per lui non si è trattato di una prima volta, ma comunque la visita del ministro degli esteri ha riscaldato ulteriormente una domenica molto particolare, in piena campagna elettorale, in un rush finale che a Ginosa vede la presenza di ben 3 candidati al Consiglio regionale pugliese. Di Maio a Ginosa, dicevamo, sì, ma quasi esclusivamente, permettetecelo, per parlare di referendum e dei motivi per i quali bisognerebbe votare sì al taglio dei parlamentari. Solo 2 piccoli passaggi sulla candidatura di Antonella la Laricchia sul palco in apertura ed in chiusura e non ai microfoni delle tante TV che per quasi 3/4 d'ora, oltre l'appuntamento concordato e pubblicizzato sul web, con pazienza lo hanno aspettato sotto il sole. Di Maio, perché votare Antonella Laricchia? Già ho dichiarato, ragazzi. Sul palco, ho dichiarato pure là. E allora, nell'attesa della sua venuta, per la cronaca, Di Maio si è intrattenuto a Mottola a pranzo con gli altri sindaci pentastellati del territorio a fare gli onori di casa e a temporeggiare, ci ha pensato il candidato al Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle Marco Galante. Al suo fianco, senza però intervenire, altri candidati al Consiglio regionale, Anna Maria De Bellis e Rosangela Bozza, sempre per il Movimento 5 Stelle, e Giovanni Spaventa per Puglia Futura. Di Maio, sulla candidatura di Antonella Laricchia, ha dichiarato di crederci e di fidarsi ciecamente, poco altro. Così, perché domenica 20 e lunedì 21 settembre bisognerebbe puntare sulla Ricchia per il governo della Regione Puglia, lo abbiamo chiesto direttamente a lei. La Puglia ha una reale opportunità di cambiamento. Chi vuole la sanità del territorio, chi vuole i centri per l'impiego efficienti, chi vuole spendere bene i soldi per l'agricoltura, ha la possibilità di scegliere Antonella Laricchia presidente e la sua squadra. Una squadra coesa che ha firmato per intero il programma e che già da un anno è al lavoro sulla Puglia che vogliamo.